Sto il microfono. Boh, Marco, fermo con questa. È una maniera cool. Una maniera cool. Se la metti qua e va a cagare. Noi più alto non potremmo farla. Guarda qui. Questo fenomeno. Non posso dimenticare la batteria. Oh Dio, Dio. Che cosa fai con che dietro che faccio? Mangio, va bene, andiamo a fare. Ma lascia stare. Buon lavoro. Sì, grazie. Cambio dei cavi. Può fare?
fare? Sì. Diamo un attimo di interruzione, prima interruzione sono il cambio. Come meglio che facciamo un dito e due? Oppure meglio che facciamo un dito e due? Come meglio? Non penso che se io per il cambio mi carichi qua, va direttamente sul massaggiatore lì. Sono tutti i cavi collegati o ho staccato gli altri per mettere questi? No, questo l'abbiamo attaccato con questo. Non sono staccati. Lo proviamo la prima parte così. Facciamo il primo tempo così, facciamo il secondo tempo così. Marco! Come hai fatto? Abbiamo salutata con l'assenza per infortunio alla mano destra di Michele Ovedia, ha avuto sicuramente un avvio di gara estremamente positivo.
Risultato quindi che è sempre sul 4-0 per Trieste, con il mezza colonna che si va avanti. Viene bloccato Santinelli da Radojkovic, si è partiti dai 9 metri. Santinelli. E c'è, viene fermato fallosamente da Pernic, il numero 19 ospite. E c'è quindi la prima rete del mezzo corona, 4-1 il risultato. Marco Loduca, un avvio sicuramente positivo quello di Trieste quest'oggi, nonostante Trieste sotto il profilo fisico non stia al meglio. No, sicuramente è stato un buon inizio, chiaramente abbiamo delle incognite soprattutto su Pernic, sulla situazione fisica di Pernic e di Ćosić, e tutti e due sembrano aver recuperato al meglio, perché tutti e due sono stati molto positivi in questo inizio di partita. Abbiamo iniziato molto bene, concentrati, chiaro, dobbiamo fare i conti bene con Amendolagine, che è sicuramente uno dei portieri più esperti di tutta la Serie A, di tutti i tre gironi, e finalmente non si sta smentendo, ha fatto già degli interventi importanti. Noi abbiamo l'assenza, ormai si protrarrà per un mesetto, di Oveglia, chiaramente a causa della frattura del metacarpo, però lo stesso dobbiamo stringere i denti ancora oggi, vivere un po' in apnea questa partita, perché poi avremo due settimane di pausa per l'impegno nazionale e potremo recuperare tutti quanti al meglio. Ecco, due settimane che sicuramente saranno utili, come dicevi te, per recuperare in una squadra che comunque sino ad ora ha ottenuto dei buoni risultati, e a Pressano, nonostante gli infortuni e la condizione non al meglio, la squadra sino a due minuti del termine ha combattuto ed era sotto di uno. No, ma ti dico, come hai detto bene tu, è stato un ottimo inizio di campionato, veramente sopra ogni più rosea aspettativa. E sicuramente la sconfitta di Pressano ci penalizza nel risultato, ma non nel gioco espresso e soprattutto nella voglia di giocare una partita contro una squadra che sicuramente veniva da una vittoria prestigiosa in quel di Bolzano e comunque una delle squadre dichiarate più in forma. Abbiamo giocato bene nonostante gli infortuni, ripeto, di Ćosić, Pernic e Oveglia, fino alla fine, come hai detto tu bene, eravamo in partita. Un mezzo corona che, almeno così sulla carta, dimostra le cose più buone, fra virgolette, in casa rispetto che in trasferta. Ma sì, sicuramente in casa è un'altra squadra, probabilmente anche dato dal fatto che ha molti giovani un po' che arrivano da Pressano, un po' del loro vivaio, e chiaramente per un giovane è più facile giocare tra le mura amiche, in trasferta magari sei più incostanti. Però lo stesso è una squadra da tenere d'occhio, ha giovani interessanti come Franceschini, come Pedron, poi ha straniero Kovacic, che sicuramente è anche lui un ottimo realizzatore, e ripeto, in porta Amendolagine, che sicuramente... Qua c'è la munizione da parte Cominata a Visintin. Sì, giusta, perché è stata data a Di Nardo, perché è uscito un po' a valanga, diciamo tra virgolette, su Kovacic, anche perché la struttura fisica dei due è completamente differente. Da una parte Max, che è un giocatore di peso sicuramente, Kovacic invece fa dell'agilità e del fisico minuto le sue qualità migliori, e quindi è un scontro un po' impari. Siamo giunti quindi all'undicesimo minuto, con il possesso palla che è in mano degli ospiti, che quindi si portano in avanti. Quasi ce la fa a prendere il pallone Di Nardo, 9 metri quindi per il mezzo corona, che riparte con Santinelli in cabina di regia. Molto giocano al centro e poco per le vie laterali gli ospiti. Sì, soprattutto tra i tre terzini, tra Kovacic e Santinelli e il terzino destro scusate la pronuncia, ma direi che giocano molto per i tre terzini, per cercare di chiudere molto al centro. Probabilmente si impattano, anzi sicuramente, contro la parte nostra più forte della difesa, formata da Visentin, Di Nardo e Pernic. Dovrebbero trovare qualche uscita sulle ali, ecco, diciamo così.
Torniamo quindi in cronaca con il possesso palla che rimane sempre in favore degli ospiti. Gli arbitri chiamano il passivo. C'è questo tiro da parte di Santinelli, la parata di Postonia, ma il gioco si è fermato prima, quindi 9 metri. Prova a liberarsi Santinelli, ma viene bloccato da Di Nardo. Deve tirare assolutamente il mezzo corona. Santinelli realizza il secondo gol per gli ospiti. Trieste ne ha 5. Trieste che si porta in avanti con Radojkovic per Anici. Radojkovic al centro, dall'altra parte per Kosic. Radojkovic, Anici, Radojkovic. Prova il tiro e coglie la traversa, peccato perché l'azione era veramente interessante. Dall'altra parte subito capovolgimento di fronte e c'è la parata di Postonia su questo tiro di Mittelsteiner, ma gli arbitri decretano un tiro di rigore. C'era? Sì, sì, assolutamente. Hanno scalato bene dalla destra verso la sinistra, Kovacic ha fatto una finta di uno contro uno, ha lasciato il suo difensore, Bellomo non poteva che chiudere ma ha chiuso invadendo l'area. E quindi tiro di rigore per il numero 33, Kovacic, scusate, giocatore esperto, 31enne. Giocatore che è già in Italia da tanti tanti anni, è iniziato arrivando a Teramo tanti anni fa e poi ormai è da tanti tanti anni in quel di Mezzocorona, dove sta facendo sempre il miglior, è sempre il miglior, ogni anno il miglior marcatore, giocatore con più esperienza, veramente un ottimo straniero. Quindi Trieste si porta avanti e c'è la rete di Kosic, rete anche di astuzia questa. Sì, sì, ma Kosic è questo tipo di giocatore ed è poi quello che a noi serviva, un giocatore d'esperienza che sa subito leggere le difese, in questo caso si è infilato da primo e secondo, ha visto un attimo il suo difensore un po' in ritardo e si è infilato da primo e secondo realizzando un'ottima rete, ma proprio questo è quello che si parlava di un giocatore d'esperienza che tira via le castagne dal fuoco nel momento del bisogno. Dall'altra parte c'è il palo e poi altro tiro di rigore concesso dagli arbitri. C'è la protesta sia del pubblico ma anche un po' della panchina di Trieste. Ma sì, perché a differenza del precedente questo era forse più 9 metri che rigore. D'altra parte il Kovacic si butta dentro, fisicamente ripeto non è un gigante, quindi basta toccarlo appena e si ribalta e quindi probabilmente ha bisogno di individuato in un rigore, ha dato il rigore che poi ha realizzato. E quindi Kovacic realizza la quarta rete per gli ospiti, colpisce Modusan e quindi Trieste 6, mezza corona 4, cambia un momento in porta per Trieste con Postonia tra i pali, i giuliani che si portano quindi in fase offensiva con Kosic, Paranici e c'è il tiro di Bellomo dal lato che realizza due reti veramente di prestigio per l'Italo francese. Sì, bella rete di Bellomo, ma bella azione corale perché è partito uno scalare di Kosic prollungato da Anici, Radojkovic e conclusione la ciliegina sulla torta di Bellomo, però è stata una bella azione proprio corale di squadra, giocata bene. Trieste quando preme sull'acceleratore non perdona. No, devo dire la verità, abbiamo con l'avvento Giacomo Veglia, avevamo un bel gioco, forse partiamo un po' dal gioco d'attacco. Con Horvatin abbiamo delle azioni, degli schemi abbastanza semplici ma molto, molto efficaci. Come in questo caso, ciò si trova bene Visentin libero, poi ripeto, Visentin sbaglia, però l'azione era pulita. Abbiamo un gioco, devo dire la verità, molto pulito, molto intelligente e se tutti gli attori fanno quello che gli viene impartito, veramente abbiamo anche un gioco molto fluido in attacco. Trieste che appunto come dicevi ha molte soluzioni in fase offensiva, molte bocche da fuoco e molte alternative. Sì, sì, diciamo che quest'anno sai, il dubbio era magari che ci manca il terzino destro Mancino come poteva essere Giorgiovic l'anno scorso, ma invece la società ha optato per Kosic, un terzino sinistro, poteva essere un doppione diciamo tra virgolette di Anici, invece si sta rilevando una cosa ben fatta, una buona scelta perché Anici ha il suo spazio, c'è cioè il suo spazio, oggi Oveglia non c'è perché è infortunato, però abbiamo una batteria di terzini con Radojkovic e nel caso anche di Nardo veramente notevole. Ecco, parlavi di Djordjevic, è tornato a giocare in Italia.
Sì, è tornato a giocare in Italia, ha avuto questa scelta, d'altra parte giocava Hrvatin, lo conosce molto bene e quindi si è appoggiato a lui, chiedendo lui, la sua squadra dell'isola era sicuramente il miglior marcatore della sua squadra, il giocatore leader della sua squadra, ha voluto provare questa nuova esperienza e devo dire la verità che sta dando bene i suoi frutti. E parliamo quindi in cronaca con il risultato che vede Trieste avanti di 3 lunghezze, 7-4, il possesso palla in favore della formazione ospite con Kovacic che prova il tiro, la palla va fuori, quindi Trieste potrà ripartire con Postonia per Radojković, Kozic al centro. Anici per Kozic, Isintin, Rojković, Kozic, Trieste che sta ragionando. Sì, ha provato a partire in seconda fase dopo la parata di Postonia, mezz'orone è rientrato bene, adesso chiaramente c'è, visto il vantaggio che abbiamo, da sfruttarlo e da tenere bene proprio. E quindi è un giocato, però peccato per questa conclusione di Kozic che si è liberato bene al tiro da 9 metri e dico di verità, Mindolagin sta facendo la differenza, sta tenendo in partita bene mezzo corona. Si porta subito davanti, ma c'è il muro Giuliano a fermare questa azione d'attacco ospite, quindi si parterà dai 9 metri con Franceschini per Santinelli. Dalla parte opposta per Kovacic, al centro per Santinelli. Rallenta anche molto il gioco comunque il mezzocorona. Sì, è una squadra che comunque è in partita, perché se pensi dopo 18 minuti siamo 7-4, quindi non è una partita che sarà dura, ma mezzocorona dall'inizio del campionato che almeno il primo tempo è in partita con tutti, quindi non sarà una partita agevole da chiuderla già nel primo tempo, sarà una partita da lottare fino alla fine. Fra l'altro con una Trieste, come dicevamo prima, notevolmente non è il meglio sto aspetto fisico. No, quando Trieste in cerottata è chiaro che loro sicuramente non hanno nulla da perdere e quindi anche psicologicamente, mentalmente non hanno nessuna pressione. D'altra parte la pressione l'abbiamo tutta noi in questo caso. Quindi mezzo con una in avanti con Santinelli, gli arbitri la vedono un fallo, Kozic discute con la giacchetta nera, si parte quindi dai 9 metri con Mittesteiner, dall'altra parte Santinelli a coordinare l'azione d'attacco, molto faraginosa. No, difesa nostra una 6-0, difesa tipo di Capiata, invece la stiamo interpretando molto bene, molto aggressiva, sia con Pernic che con Di Nardo, e quindi mettiamo in difficoltà loro da fuori, non hanno dei gran tiratori, quindi è la difesa giusta da adottare e sta dando i suoi frutti, perché veramente non hanno molte soluzioni mezzo corona se non qualche tiro estemporaneo come in questo caso. Vediamo questa azione di contropiede che purtroppo sfuma, qui ospiti nuovamente in possesso di palla e c'è il tiro e parte di Postonia, Trieste riparte da subito con Kozic, poi ribassi e vede l'incrocio, rete spettacolare del giocatore sloveno, una palla che va a finire direttamente sul 7. No, grande azione personale di Kozic. Io da quando ancora giocavo me lo ricordo proprio così tipicamente, questa è proprio una situazione tipica di forza, si trascina dietro il difensore fino a liberarsi e poi scoccare il tiro, e devo dire la verità molto efficace veramente. Tu ne facevi così? No, io non tanti, lui ne faceva molto più di me, ma è proprio il ricordo che ho di Kozic quando appunto giocava ancora a Isola e così, mi ricordo proprio tipica azione sua, proprio l'uno contro, tirarsi da vicino il difensore per poi di forza liberarsi. Ecco, dopo questo aneddoto entriamo in cronaca e si riparte dopo questa rete appunto di Trieste. Il risultato vede la formazione giuliana avanti di 4 lunghezze per 8-4 quando siamo giunti al 20° minuto e quindi mancano ancora 10 prima di giungere all'intervallo.
Mittelsteiner bloccato da Di Nardo, anche un Di Nardo che nonostante non sia in condizioni fisiche ottimali sta tenendo bene il campo. Qua gli arbitri hanno comminato una ammonizione al giocatore triestino, anche qua discutibile. Sì, in questo caso sì, perché effettivamente Di Nardo ha bloccato bene Franceschini, non ha permesso di girarsi, ma non è cinturandolo né niente, era un fallo di 9 metri semplice e via. Abbiamo dato molto a ammonire, forse per cercare di non creare troppe disparità, però insomma va ben così. Teste quindi riparte Kosic e realizza 9 Trieste, 4 mezza corona. Trieste trascinata quest'oggi da Kosic. Sì, sì, ribadiamo concetti già detti, ma veramente un giocatore veramente molto molto efficace. È stata un'ottima scelta della società di riuscire a portarlo a Trieste, perché veramente si sta rivelando dall'inizio del campionato come il miglior marcatore, ma un giocatore non solista, ma anche, che sa giocare anche di squadra e anche difendere. Quindi, ripeto, un ottimo innesto. Senza nulla togliere a Djordjevic, che appunto, come dicevi tu, è tornato in Italia da poche settimane, che è stato per noi un buonissimo straniero l'anno scorso in quella parte di campionato che ha giocato con noi. Siamo quindi in cronaca con il mezzo corona in avanti a battere questi 9 metri. Gioca al limite del passivo, la formazione ospite deve cercare la conclusione. Il pallone esce, ma rimane sempre in possesso dei giallo-blu con il numero 13 Mittelsteiner che prova il tiro e va fuori e Trieste quindi riparte con tutta calma. Radojkovic per Kosic, Visintin, Kosic al centro per Radojkovic, dall'altra parte per Anici, Bellomo, Anici in cabina di già per Radojkovic, Kosic, Radojkovic, Radojkovic per Anici che prova il tiro, ma la palla va a finire su Bellomo che realizza 3 reti per Bellomo quest'oggi. Sì, bella rete di Bellomo che è al 100% di realizzazione fino adesso, ma gran palla di Anici sotto mano, il passaggio smarcante, veramente un bellissimo assist di Kevin. 10 a 4, 6 lunghezze di vantaggio. Trieste ha trovato, diciamo, questo break sicuramente positivo nell'arco di un momento anche, diciamo, che può essere definitivo, ma nel frattempo in contropiede Visintin e c'è la parata di Amendolagine, un vero peccato perché l'idea era buona. Ottimo recupero di Visintin, peccato perché ha tirato dritto per dritto. Amendolagine, che sicuramente, ripeto, non ha più tale esperienza, non ha fatto difficoltà a riuscire a pararla. È stato un tiro, l'azione è molto bella, il recupero è molto bello, però non tanto bella la conclusione. 10-4 quindi il risultato, 6 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo con i trentini in avanti. Fanno fatica a colpire, però in questo caso realizzano con il numero 14 Pedrone, dall'altra parte Trieste realizza. Gran gol di Ciaudic ancora una volta, un sottomano impressionante per forza e precisione sotto il set, veramente un gran gol, devo dire la verità. E la ripartenza dopo il gol subito, non ci siamo persi d'animo, rimessa veloce di Pernic, subito l'azione verso a cercare Ciaudic che ha firmato questo ulteriore gol. C'è l'ingresso in campo di Carpanese adesso al posto di Bellomo per rifiutare Bellomo, quindi nonostante, diciamo, come abbiamo detto prima, gli infortuni, però lo stesso riusciamo a tirare fuori dalla panchina qualche giocatore importante proprio per dare aria e respiro ai titolari. 11 a 5 il risultato, prova a incunearsi e viene dato un tiro di rigore. Cosa pensi di questa azione? Era in ritardo Pernic, Kovacic l'ha fregato sulla velocità, sul primo passo Alex non è riuscito a chiudere, quando l'ha preso ormai era tardi, era dentro l'area e giustamente ha fischiato rigore che poi ha realizzato, ma tutto regolare.
Quindi c'è la rete di Kovacic, c'è la rete del, la sesta rete per i trentini, 11-6 risultato, Trieste quindi in avanti, Visintin per Kosic, per Radojkovic, Anici, Radojkovic, Kosic, finta per Radojkovic che viene bloccato in maniera fallosa da parte di Franceschini che si prende anche la munizione. Sì, sì, corretto, perché l'ha agganciato e quindi è giusta la munizione, insomma. Adesso penso che hanno, ormai gli abiti hanno munito i tre munizioni canoniche, le hanno date, quindi adesso in poi saranno solo due minuti. Gran gol, bellissimo tiro, bellissimo taglio di Carpanese dalla destra e ciò gliel'ha visto libero, bravo Carpa a cercarsi questa azione e a realizzare, veramente un bel gol. 12-6, un vantaggio che si sta dilatando. Sì, ripeto, all'inizio abbiamo iniziato bene, però Mendolagens aveva fatto un paio di parate importanti, siamo rimasti attaccati fino al 3-1, poi per fortuna siamo riusciti a trovare azioni e giochi d'attacco veramente buoni e la difesa a chiudere la difesa ermeticamente. Devo dire la verità, siamo con 6 gol di vantaggio, ma tutti meritati, una situazione abbastanza meritata questa che abbiamo, ecco. Alta palla recuperata, adesso vediamo se riusciamo ad andare in contropiede. E qua c'è una lotta fra Carpanese e Cistè, al meglio Chistè. Comunque l'idea sicuramente era buona, forse Trieste appunto deve, se c'è da così combinare, cioè dire una picca fra virgolette, è quella che Trieste forse deve un po' migliorare nei contropiedi, nei lanci lunghi. Sì, diciamo d'altra parte abbiamo un'indole da sempre di cercare di attaccare sempre e quindi ci sta anche il lancio di Postogna a cercare il contropiede di Carpanese. Chiaro, col senno di poi ci siamo sopra di sé, ragioniamo, mancano 3 minuti e mezzo, boh, però nella nostra storia, nel nostro proprio modo di far palle a mano, proprio di attaccare sempre e quindi ci può stare questo passaggio errato, ma era al fine di trovare l'uomo libero. 13-6 il punteggio e Trieste può ripartire, Postogna per Radojkovic che varca a metà campo, nel frattempo c'è il cambio e anche quindi la possibilità per i più giovani di trovare minuti preziosi in campo. Ma come ho detto con Cassano anche oggi, Hrvatin è proprio bravo nel dare le giuste chance a tutti quanti per permettere ai titolari di rifiatare e ai giovani di fare minuti importanti in partite magari anche dove il risultato non è chiuso, quindi è un ottimo, è un doppio risultato, hai tempo da dare a Visentin in questo caso da prendere un paio di minuti per rifiatare visto che gioca attacco e difesa in ruoli importanti e dare a Muran la possibilità di giocare, di fare esperienza e di mettersi in mostra, insomma. E quindi iniziamo in cronaca con Trieste in avanti. Radojkovic per Anici, Radojkovic per Kosic, trova Carpanese ma l'azione è fermata per 2 minuti che vengono dati a Mittelsteiner e quindi si parterà dai 9 metri. Giusta decisione. Sì, fallo reiterato, oddio, 2 minuti proprio era nel limite, potevate anche dare fallo e ripartire, ho preferito dai 2 minuti, avrà visto qualcosa che noi non abbiamo visto, però poteva starci 2 minuti come anche il fallo semplice e via di ripartenza. Nel frattempo minuto di sospensione chiamato da coach Hrvatin. Concluso quindi questo minuto chiamato da coach Hrvatin, si torna a giocare 1 minuto e 50 a conclusione del primo tempo con Trieste che ha saldamente in mano la partita, ricordiamo il punteggio con i Giuliani avanti per 12-6.
Quindi nuovamente battuto da parte di destra Lojkovic per Kosic, Kosic nuovamente per Lojkovic, dall'altra parte per Anici, Lojkovic, Kosic, Lojkovic, Kosic, e viene fermato secondo gli arbitri, infrazione da parte di Kosic, e qui insomma sarebbe molto da discutere. Sì, penso che avevano fischiato lo sfondamento piuttosto che di Ciodi di Pernic, che si è appoggiato al difensore. Non sembrava niente di tale, però si vede che hanno visto appunto l'appoggio, il blocco irregolare, e quindi hanno fischiato passi e sfondamento, e quindi palla in mezzo corona. E qua c'è la parata di Postonia su un tiro anche abbastanza difficile. Sì, no, ma Postonia sta giocando bene, ha giocato una partita impressionante in quel di Pressano, anche oggi non si sta smentendo. D'altra parte probabilmente la convocazione di Radojkovic con nazionale italiana per le qualificazioni del primo incontro con la Georgia probabilmente l'ha galvanizzato ancora di più, e chiaramente si vuole mettere in mostra. E qua nel frattempo c'è la rete, la rete da parte di Kovacic, Trieste 12, mezzo corona 7. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, con Trieste che quindi batte da metà campo, Kosic per Muran, Kosic, Muran, ovviamente per Kosic che passa il centro per Lojkovic, Carpanese, Lojkovic, Kosic, Lojkovic per Rinaldo. Radojkovic, Di Nardo prova il tiro ma c'è la parata e quindi prova a ripartire la formazione ospite, ma Radojkovic recupera il pallone, Kosic per Muran, la palla finisce di poco fuori, peccato. Il risultato comunque vede Trieste chiudere il primo tempo con il punteggio di 12-7 in proprio favore. Ora pausa per la pubblicità, ritorneremo a breve per la seconda parte.
Questo funziona, guarda, guarda. Questo fa... Funziona? Funziona? Guarda, prova. Uno, due, tre, prova, prova. Secondo tempo di Principe Trieste, Metal Seeder, mezza corona. Ricordiamo che la prima frazione di gioco si è chiusa con la formazione giuliana avanti di 5 lunghezze, 12-7. Una Trieste che è partita subito alla grande, una Trieste che ha dimostrato comunque una buona visione di gioco, accompagnata anche da delle conclusioni al tiro, di cui anche per qualcuno è stata veramente notevole. Una Trieste che sin qui ha dimostrato di contenere molto bene la formazione ospite, una formazione ospite che ha avuto molte imprecisioni al tiro e quindi adesso rientriamo in cronaca con questa parata di Postumia su tiro di Stocchetti. Trieste riparte, c'è questa conclusione che è andata fuori da parte di Bellomo, stato quindi che rimane invariato sul 12-7. Marco Loduca, qual è la tua impressione su questi primi 30 minuti di gioco? Ma sicuramente una Trieste positiva in difesa, sicuramente un Postumia pronto e attento, forse in attacco abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, il vantaggio poteva essere sicuramente più incrementato. Detto questo, comunque una buona partita sicuramente, visti anche poi le situazioni noti, male degli infortuni come detto prima, però stiamo giocando bene, ecco, tutto sommato. Il tiro da parte di Santinelli che va di poco a fuori, Trieste quindi può ripartire con Kosic per questo tiro di Pernis che è fermato in maniera fallosa. Ma gli arbitri ravvedono un fallo in attacco molto probabilmente dello stesso Pernis, anche qui c'è da discutere. No, ha fischiato rigore giustamente sull'azione di Pernic che si era liberato bene. Pernic giustamente chiedeva anche 2 minuti perché oltre a esserci il fallo di rigore c'è stata anche la trattenuta, quindi doveva essere rigore più 2 minuti. Gli arbitri hanno dato solo il rigore, però diciamo va ben così, insomma. Al tiro quindi capitan Visintin. E c'è la parata di Amendolagine su questo tiro centrale da parte di Visintin, e neanche tanto potente. No, ha cercato la smorzata per farlo scendere con le mani, invece Amendolagine è rimasto in alto con le mani e ha parato, era da tirare forse un po' meglio, con un tiro un po' più forte, più preciso e più angolato. C'è sempre suonato, Trieste prova a ripartire in contropiede, Pernic viene bloccato da Santinelli che si prende anche i 2 minuti. Santinelli ha qualcosa da ridire, ma il fallo c'era tutto, è stato anche ammonito, ma ha poco da protestare, il giocatore è lanciato, la palla che gli sta arrivando e lo spinge da dietro, non vedo tante proteste da fare, insomma sono giusti 2 minuti, proprio mi sembra proprio inappuntabile la decisione dell'arbitro. Quindi si riprende a spendere a giocare con questi 9. Questa punizione. Questa punizione. Kosic. Per Radojkovic, Anici. Radojkovic per Kosic, Anici dal fondo per Bellomo che realizza. Bellomo, una vera spina nel fianco quest'oggi.
Sì, sì, sta giocando veramente bene, a 4 tiri, 4 gol, a un 100% di realizzazione, tutte pregevoli, e devo dire la verità, giocando molto bene, ma ripeto, è proprio il gioco di squadra che piace, la scalata, il trovare il compagno libero, nessuno forza un tiro, si inventa qualche azione personale, ma è proprio il gioco di squadra corale che piace di questa, proprio di, in questa fase. In avanti il mezzo corona con Kovacic, poi Cugnacci nella difesa 6-0 di Trieste viene fermato, quindi 9 metri già battuti. Kovacic si steppa il tiro ma nulla di fatto e Trieste può quindi ripartire. Kosic per Penic che si libera e realizza. Un Penic anche lui quest'oggi molto molto bene, nonostante non sia al top della condizione fisica. Ma Alex è dall'inizio del campionato che è proprio uno dei giocatori più positivi di questa squadra, forse è la ciliegina di tutta questa nuova, di questa nuova squadra. Ha fatto un precampionato a grande livello. Urbatin nel suo gioco punta molto al pivot come posizione, come appoggio e anche come finalizzatore. Lavora molto anche in fase di allenamento con Pernic, con Di Nardo e con tutti i pivot, e devo dire la verità che Alex sta rispondendo bene proprio da, fin dall'inizio. Questa nuova responsabilità lui la sta ripagando alla grande. Nel frattempo il gioco è fermo, alla battuta Steiner per Kovacic, fermato da Di Nardo, 9 metri, Santinelli. Infortunio Di Nardo che ha accusato un colpo al ginocchio e si stanno vedendo, sta entrando il massaggiatore De Gioia per vedere cosa è successo, ma sembra una botta al ginocchio, sembra, infatti sta uscendo e dovranno trovare qualche soluzione, Bilardo dovrà trovare qualche soluzione, e come Teanici secondo in difesa a sinistra, probabilmente sposterà, ah no, addirittura a destra, quindi prende la posizione completa di Di Nardo e giocheremo così. Un Di Nardo che fra l'altro è anche reduce da una spalla, una schiena che non sta proprio bene. Sia la spalla che la schiena è un infortunio nuovo, la spalla lui si era operato 3 anni fa proprio per un problema che aveva avuto e adesso gli sta riacutizzando, quindi sarà anche un ulteriore aggravante ha già la situazione deficitaria che abbiamo. Nel frattempo c'è questa bordata da parte di Kovacic che non ha lasciato scampo a Postonia. Nel frattempo c'è il cambio proprio dei portieri, è uscito Postonia e nel fine è entrato Modusan. Trieste quindi in attacco, Anici per Kosic, finta il tiro, viene fermato, quindi Pernic per Kovacic, Radojkovic, Kovacic, Kosic al centro, scusate, Radojkovic prova il tiro e realizza. Gran gol di Jan, si è liberato bene, è salito nella posizione da terzino verso il centrale, da 9 metri ha scoccato questo tiro, proprio una bella azione personale, e anche Jan fino ad oggi è anche lui uno dei giocatori più positivi di questo inizio di stagione. 15-9 il risultato quando siamo al 35esimo, fallo di Pernic su Kovacic. Quindi 9 metri per il mezzo corona che rimane sempre quindi in avanti. Santinelli prova il tiro ma murato dallo stesso Pernic che blocca Santinelli. Santinelli bloccato nuovamente da Pernic, una grinta agonistica da parte di Pernic veramente notevole. C'è stato anche sotto questo punto di vista, come ho detto prima, la parte tecnica, di personalità, così sta dimostrando veramente un punto, forse il suo debole era la difesa, invece quest'anno devo dire la verità sta giocando in tutte e due le fasi, sia attacco che difesa, veramente un grossi grossi miglioramenti, sono stati proprio grossi vistosi e miglioramenti sia in tutte e due le fasi, ripeto, proprio bene. Qua c'è anche un fallo prima su Kosic, non l'ha veduto, gli arbitri hanno lasciato correre l'azione, c'è stato il tiro di Anici parato da Mendolagine e Trieste che quindi prosegue sempre
a tenere il possesso di palla con Radojkovic per Kosic. Radojkovic, e quindi c'è stata un'infrazione commessa da Trieste. Amendolacine prova il lancio lungo ma non trova nessun compagno di squadra e quindi azione che sfuma. Forse qui doveva ragionare di più il portiere ospite. Sì, hanno preso la palla, poteva spenderla meglio, era preferito spendere comunque un piede. Rigore, è giusto due minuti ancora, perché Pernic era di nuovo solo. Pernic oggi aveva preso 4 rigori sicuro, più altri 3-4 gol, di proprio una spina nel fianco della difesa di Mezzocorona. Un Pernic che, appunto, come dicevi, anche ha procurato diversi rigori nell'arco di queste prime giornate di campionato. Sì, sì, ripeto, una positiva, prestazioni positive, sempre positive da parte sua, sia a Pressanone, sia a Pressano, sia in casa con Cassano, ma tutte le partite ha fatto la sua parte, la sua fetta, il suo mattone l'ha portato bello abbondante. Ci sarà adesso il gioco fermo per permettere di asciugare il campo, poi si ripartirà con un tiro di rigore, vedo già pronto alla battuta Bellomo. Bellomo contro Amendolagine e c'è la parata di Amendolagine che ha già parato 2 rigori, se non sbaglio 3 rigori, perché ha parato su Radojkovic, su Visentini e su Bellomo. Non so perché, ma di solito il nostro primo rigorista è Anici, che oggi non è ancora andato a tirare, ma veramente lui proprio è uno specialista del tiro da 7 metri e oggi non l'hanno ancora sfruttato. Non so se voleva fare nei suoi esperimenti, voleva provare qualche altro tiratore, ma direi che non sta dando grandi risultati, perché su 4 rigori tirati 3 sono stati respinti dal portiere. Entriamo quindi in cronaca, fermato fallosamente Kovacic, quindi il possesso rimane sempre in possesso dei trentini che si portano in avanti, bloccato il capitano gialloblu, quindi 9 metri per gli ospiti già battuti, Pedron per Santinelli. Pedron prova il tiro e la parata di Modusan. Bella parata di Diego, perché il tiro era abbastanza angolato e difficile, è stato bravo Modrujan. Adesso c'è un po' di confusione, un paio di falli, già ci danno il gioco. Non ho capito questo, c'era un fallo su Kosic, ha dato il vantaggio gli arbitri, per una volta che è caduto per terra devono fermare il gioco, però invece hanno lasciato correre, meglio per noi, perché Anici si è liberato bene e ha realizzato. Il Sociosi sta tornando lentamente, speriamo non sia niente di grave sulle sue già precarie condizioni, sembra di no, e quindi meglio così, però forse è da fermare il gioco un attimo prima. Come dicevamo, veramente Trieste, cioè capita a pennello questa pausa dovuta agli impegni della nazionale, ricordiamo che il campionato starà fermo per 2 settimane, per 2 turni, capita proprio a fagiolo, diciamo, perché Trieste dovrà recuperare molti giocatori per tornare al meglio per la ripresa del campionato. Assolutamente, hai detto bene, perché queste 2 settimane sono proprio un tocca sana, perché in questa situazione come siamo in questo momento tirare avanti era rischioso sia per il giocatore stesso che poi gioca lo stesso, nel caso di una fattispecie Čosić e Pernić oggi, però è chiaro che così riusciamo a rifiatare, a fare qualche richiamo atletico anche per ritrovare un po' la forma, chiaramente, perché poi non abbiamo una panchina lunghissima, e quindi ben venga la pausa per il doppio incontro con la Georgia della nazionale. Qua c'è stata anche qualche protesta, soprattutto anche del pubblico. Ma sì, perché noi, devo dire la verità, quello che da sempre va riconosciuto a Trieste è il pubblico ampio, numeroso, ma soprattutto molto competente, e non hanno tutti i torti a protestare in questa situazione dove Mezzocorona non sta trovando una conclusione pulita e quindi rumoreggia proprio per richiamare il passivo. Gioco nel frattempo fermo, sta asciugando il, permette di asciugare il parquet. Siamo giunti al 40esimo, il risultato vede la Principe Trieste avanti sulla Metal Cedar Mezzocorona per 16-9.
si prende quindi a giocare con il possesso palla in favore degli ospiti con Kovacic, prova il tiro ma azione fallosa riscontrata da parte del due arbitrale Carrera Rizzo, e quindi Trieste ha la possibilità di aumentare il vantaggio. Kosic per Radojkovic, Anici, Radojkovic al centro, dall'altra parte per Kosic, Radojkovic, Anici, Radojkovic per Kosic, Capitan Visintin per Radojkovic, ci porta al centro Visintin per Anici, infrazione commessa dai Giuliani, ripartenza quindi a tutto campo da parte del mezzo corona, e c'è la parata di Modusan su tiro di Mittelsteiner. Trieste quindi riparte con Kosic, ma c'è la parata di Amendolagine su questo tiro sicuro, diciamo ravvicinato da parte di Kosic, un vero peccato questa azione quindi che sfuma. No, come detto all'inizio, in cronaca stiamo giocando bene, la difesa sta tenendo bene, i portieri parano. Quello che oggi devo dire, se dobbiamo trovare una pecca, è proprio nelle conclusioni. Abbiamo sbagliato già 3 rigori e più di qualche conclusione abbastanza agevole da 6 metri come quest'ultima di Čosić e prima con Visentin e con Bellomo. Direi tutto sommato stiamo sbagliando parecchio, devo dire, da 6 metri dobbiamo stare un po' più concentrati in fase di tiro. Lancio lungo di Kosic per Pernic che prima finta il tiro, poi lo cerca, lo trova e realizza la rete del 17-9. Bella azione di Pernic, perché era una situazione angolo abbastanza chiuso con l'uomo davanti, invece fintando il tiro si è riuscito a creare quel mezzo spazio, quel mezzo passo e a infilare Amendolagine in un gol non semplice proprio per anche il poco spazio che aveva per la conclusione. Fallo quindi su Santinelli, nuovamente per gli ospiti, Santinelli al centro prova a incunearsi e si prende il fallo, diciamo, e quindi sempre in possesso palla in favore della compagine trentina, che comunque ha difficoltà a trovare il tiro contro il muro di Trieste. Questa 6-0 che sta veramente comunque funzionando. Sì, sta funzionando molto bene nonostante l'uscita di Di Nardo, l'entrata di Anici, non sta mancando nulla, una difesa ormai rodata da anni ed è il nostro punto di forza sicuramente tra le varie difese che si potrebbero adottare, e devo dire la verità, sta dando i suoi frutti con una squadra, ripeto, il mezzocorona che ha pochi tiratori da fuori, quindi agevola un po' il lavoro della difesa. Un mezzocorona che comunque sino a qui non ha mai impensierito Trieste, che ha iniziato, diciamo, a correre sin dal primo minuto, almeno per quanto ho visto sino ad ora. No, sicuramente la forma, la parte atletica è bella sostenuta, perché non c'è mai stato un calo di tensione né niente. Abbiamo preso le linee del gioco sin da subito, portandoci avanti. Devo dire la verità, a parte gli scaramucci iniziali 2-1, 1-0, 2-1, così, Mezzocorona non ci ha mai pensierito. Va detto sicuramente che Mezzocorona non sono gli ultimi arrivati, perché a oggi hanno già vinto 2 partite, quindi il loro obiettivo è quello di una salvezza tranquilla e lo stanno raggiungendo. Una squadra, una bella squadra, perché è un mix di giocatori d'esperienza come Kovacic, Amendolagine, lo stesso Pedron, che non è vecchio ma sicuramente è tanti anni che gioca in Serie A, e anche tanti giovani da lanciare come Chistè, Franceschini, Santinelli. Insomma, una squadra mix, una buona squadra, ecco, non direi che proprio sono gli ultimi arrivati. Concluso quindi questo time out, si prende a giocare, ricordiamo il punteggio 17-9 quando siamo giunti al 43esimo con il mezzo corona in avanti. Nulla di fatto, quindi Trieste può ripartire in velocità. Kosic per Radojkovic, si gira, tira e realizza, azione di pregevole fattura da parte di Radojkovic, che ha trovato veramente il movimento giusto per andare a rete. Sì, con questa piroetta sul difensore è riuscito a trovare quello spazio, quel braccio libero per poter tirare, e ha infilato Amendolagine sotto le gambe, un bel gol, una bella azione.
però ripeto, mi sono un po' ripetitivo, ma è proprio tutta la squadra che gioca bene, perché si cerca sempre l'uomo libero e mai il tiro e la conclusione personale. E c'è ribaltamento subito di fronte sul tiro della mezza colonna, alla battuta da metà campo. Successivamente Pernic molto furbescamente vede la porta vuota e da metà campo realizza la 19esima rete per Trieste, e questo è anche il massimo vantaggio della partita quando siamo quasi giunti alla metà del secondo tempo. Sì sì, veramente, ripeto, non ci sono cali di concentrazione, la squadra sta giocando bene, ripeto, c'è qualche errore in fase di conclusiva, però sempre recuperato bene, trovato il gol, come in questo caso anche furbesco questo gol di Pernic, che ha visto che il cambio tra Kovacic e Amendolagine, ha visto la partita, la porta sguarnita, e da metà campo ha siglato. Quindi, come detto dinanzi, siamo sul 19-10, mezza colonna in avanti con il numero 14 Pedron. Gli arbitri rilevano un fallo da parte dei triestini, e quindi si riprenderà sempre con il possesso palla in favore degli uomini allenati da coach Marcello Rizzi. Azioni molto macchinose quelle degli ospiti. Macchinose, ma macchinose date dal fatto che la nostra difesa è molto chiusa e quindi non hanno molte soluzioni, ripeto, non avendo tiratori da fuori fai difficoltà a scardinare una 6-0 e poi scardinare o col tiro da fuori o col pivot, ma in nessuno dei due casi mezzocolonna lo vedo preparato su questi due fronti. E quindi sì, entriamo in cronaca, nulla di fatto per mezzocolonna in questa azione. Trieste quindi riparte, Kosic, azione solitaria e la rete in elevazione. Veramente un Kosic incontenibile quest'oggi, nonostante non stia al meglio. No, il primo tempo ha giocato molto molto bene, il secondo tempo era un po' sparito dai giochi, anche perché la marcatura un po' più aggressiva dalla sua parte, però appena a quel mezzo metro di spazio non si preclude niente, anzi è sempre molto elegante e molto efficace nelle sue azioni. 20-10 il punteggio, lo ricordiamo, e qui viene fermato il numero 19 Franceschini, e quindi il possesso rimane sempre in mano dei trentini. 20-10 il punteggio, Trieste avanti appunto di 10 lunghezze. Questa bordata che va a finire fuori non di molto da parte di Kovacic, e Trieste in avanti, Radojkovic per la rete da parte di Bellomo, che diciamo qua si è rifatto su rigore sbagliato, dai. Sì sì sì, una bella azione, Jan l'ha visto bene, l'ha smarcato bene, e in realtà Luca si è fatto trovare pronto oggi. Luca ha fatto una gran partita, al di là del rigore e del contropiede sbagliato, il resto a percentuali dall'area, dalla sua posizione di ala destra, percentuali pulite, nette, proprio una gran bella partita. 21-10, altra azione che stava quasi per sfumare, ma viene avvisato un fallo ai danni del mezzo corona. 21-10, diciamo che un vantaggio più che sicuro. Sì, 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 non, ripeto, come hai detto tu bene prima, non ci sono stati mai in discussione il risultato in questa partita. Un giocatore impostato da subito bene, chiaro che c'erano delle perplessità più dettate dalla situazione fisica dei giocatori più che dal reale valore delle due squadre. Però effettivamente Trieste sta giocando una buonissima partita. 21-11 come dicevamo il punteggio, Trieste in fase offensiva con Anici per Radojkovic, si libera e realizza. Oh, questa sta diventando, diciamo, una goleada a questo punto. Ma penso anche in questo caso Moser ha proprio rimasto fermo sull'azione, infatti Rizzi, che allenatore, veramente anche lui bravo, un bravo allenatore, sta ritenendo bene, come vedi come del gioco che giocano, si è arrabbiato e l'ha tolto proprio perché è rimasto piantato sulle gambe e Radojkovic ha potuto segnare agevolmente. Doppio palleggio. Vediamo qui il contropiede, Radojkovic fermato fausamente, riprende la palla
Kosic è qui e sbaglia, è un vero peccato, si poteva aumentare il vantaggio, ma comunque non cambia molto per Trieste, che sta controllando la partita in maniera nettamente agevole. Azione un po' confusa questa, forse. Sì, azione di contropiede, prima il tiro di Jan, quasi rigore, ha preferito tirare che prendere il rigore, e subito dopo la conclusione di Ciodic fu proprio fuori portata, fuori dalla porta, dallo spiglio della porta, quindi uno spreco per come si era impostata. Però ripeto, siamo 22-11, mancano 10 minuti, c'è poco da discutere. Anche perché forse una cosa che non abbiamo per ora preso in considerazione, le sole 11 reti subite da Trieste in quasi 50 minuti. Bravo, giustamente hai detto bene, abbiamo parlato della difesa ottima di oggi, ma che ripeto è una difesa che siamo una delle difese meno battute, se non la meno battuta di tutto il girone, proprio per così, e effettivamente dopo 50 minuti aver subito solo 11 reti sicuramente è un merito notevole. Abbiamo quindi la cronaca con questa azione che sfuma da parte degli ospiti, ma dall'altra parte Anici non riesce a controllare bene il pallone. Anici protesta con l'arbitro e si prende 2 minuti. Ma l'errore di Kevin è stato tecnico, perché una volta che era aveva impostato il contropiede tutto sulla destra, non doveva rientrare sulla sinistra, doveva continuare sulla destra, se l'avessero toccato sarebbe stato rigore, quindi è proprio stato il gesto tecnico che è errato. Al di là di questo ha protestato perché pensava che avesse toccata là, invece una volta così non doveva neanche protestare, torna in difesa e stare zitto, e invece protestando ha preso anche 2 minuti per protesta. Si prende quindi a giocare 22-11 il punteggio, mezza corona in avanti, in elevazione questo tiro va fuori da parte del numero 25 Rossi. Trieste si porta subito pienamente in avanti, ma perica la calma e la rete di gioco Radojkovic, Ninardo nuovamente Radojkovic per Kosic, Visintin, Kosic, Radojkovic dall'altra parte per Ninardo, Radojkovic, Kosic, Kosic per Radojkovic, i due non scapiscono, intercetta la palla Pedron, dall'altra parte c'è la parata e nuovamente rovescio di fronte con Kosic che da solo tira, prende il palo, la palla rimane in possesso dei triestini e Radojkovic realizza 23-11, una Trieste mai doma. No, anche in questo caso qua ti fa ben vedere lo spirito di squadra. Kosic prende il palo, si butta prima di Nardo, non la prende, poi subito Radojkovic, nonostante i 11 reti di vantaggio, c'è ancora voglia di giocare, di fare, di far gol, e quindi proprio ti dimostra lo spirito giusto che Verbatin sta importando in questa squadra. Nel frattempo il gioco è fermo, è 23-11 il punteggio. Si prende quindi con questa battuta da parte di metà campo dopo il gol segnato da Radojkovic. Veramente ormai è una partita che, anche se mancano 9 minuti, a questo punto per quel che concerne il risultato molto ovviamente ha poco da dire. Sì, ormai poco da dire, penso che ci sarà spazio. Bellissimo gol di Jan su invito di Kosic, proprio bellissima azione. E se esce Kosic, entra Sodomaco, altro giovane del vivaio, un under 16 veramente, veramente bravo. Adesso, come detto prima, Hrvatin dà chance a tutti. Adesso ha buttato un ragazzo del 2000, addirittura 16 anni compiuti, e quindi vuol dire che è un allenatore che, ripeto, dà a tutti i giocatori la sua chance. È anche giusto, quando c'è un vantaggio così considerevole, di far giocare sia tutto il roster a disposizione, ma anche e soprattutto i più giovani. Sì, ma è chiaro, una partita come questa puoi far minuti importanti a un giovane, valgono oro, valgono. Poter giocare in Serie A, poi lo riporti nel tuo campionato di appartenenza, veramente
è veramente valido. Avere la fortuna di avere un allenatore che ti mette in campo così, veramente da prendere come oro colato. Quindi Sodomaco al centro, Paranici, Sodomaco per Linardo, Anici, Radojković per Anici, Radojković per Sodomaco, finta il tiro, realizza. Quindi anche Sodomaco a rete, il primo gol in Serie A. Primo gol in Serie A, 16 anni, veramente tutto il palazzetto che impazzisce, ma al di là del gol ha fatto proprio una bellissima azione di uno contro uno, fintando verso il centro e rientrando sull'interno, veramente proprio un gol di pregevolissima fattura. Bravo Gianni. 25 a 12 il punteggio, 7 minuti alla conclusione della partita, con mezza corona in avanti, bloccato dallo stesso Sodomaco, il numero 13 ospite, palla che rimane sempre in mano dei trentini. Kovacic per Pedron, bloccato in maniera fallosa, e quindi ci sarà questo tiro di rigore. Se ne incaricherà di batterlo il numero 33 Kovacic, quindi Kovacic contro Modušan. E c'è la rete da parte di Kovacic. 25 Trieste, 13 mezzo corona. Carpanese per Anici, Sodomaco al centro, dall'altra parte per Radojković, Visentino, Radojković, Sodomaco, Anici, Sodomaco, Radojković per Sodomaco, Anici al centro per Di Nardo, Anici al lato per Carpanese che si accentra, Radojković per Sodomaco, Anici e realizza la rete del 26esimo punto per i giuliani di coach Vlado Horvatin, contro le 13 reti del mezzo corona. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita, 5 minuti ormai che si giocano sopra il tabellino. Sì, assolutamente, per fare il tabellino, per vedere quando finirà la partita e soprattutto per dar spazio a questi giovani. Adesso entrerà Sandrin, altro ragazzo giovane del vivaio, under 20, in posizione di pivot, quindi proprio per questo. E a questo punto coach Horvatin ha fatto, se non sbaglio, ruotare tutti i giocatori a disposizione. Assolutamente sì, adesso entrerà anche Muran con l'ultimo cambio e a questo punto è entrato già nel primo tempo, quindi assolutamente tutti quanti sono entrati, e questo è un sintomo veramente, ripeto, anche questo concetto di un allenatore che dà la chance a tutti i suoi giocatori, non ha prime e seconde linee. Sì, certo, ci sono i giocatori che compongono i primi sette, però poi lo spazio viene dato a tutti e soprattutto c'è una meritocrazia di chi merita gioca, come anche in questo caso Sodomaco, a 16 anni fare due gol in Serie A non è cosa da poco. 27 a 13 il punteggio, 4 minuti alla conclusione della partita. Calovi per Mitter Steiner, che viene fermato dal muro bianco-rosso, e quindi possesso che torna che è sempre degli ospiti, con questo tiro che va in frangisi contro il muro dei giuliani, bloccato da Sodomaco, il Santinelli. Tiro da lunga distanza da parte di Calovi, che va a segno, 27 a 14.
Quindi Muran per Di Nardo, Sodomaco a chiamare lo schema per Anici, Sodomaco, Di Nardo, Sodomaco per Anici, Sodomaco al centro per Muran, Anici, prova il passaggio, la palla che va di poco fuori, ma tiro di rigore. Si caricherà della battuta di questo tiro di rigore a Andrea Carpanese. E c'è la parata da parte del portiere ospite, nulla di fatto, risultato che rimane sempre ancorato sul 27-14. Mezza corona in avanti, tiro che va fuori da parte del numero 98 ospite, subito Trieste ci prova dall'altra parte, il pallone esce. Siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco, ormai questo è il tempo di bilanci, un tuo parere su questa partita? Una partita senza grossi patemi, giocata bene, giocata molto bene in difesa, in attacco con buone azioni, però sicuramente un tiro sbagliato, però veramente entrati tutti gli effettivi, direi comunque un ottimo risultato veramente. Nel frattempo c'è stata la rete di Carpanese, anche la grinta agonistica di Carpanese, anche su questa azione per dire, no? Aiuta, sai, Visentin e Carpanese sono i due giocatori più anziani e loro danno sempre ogni giorno l'esempio in allenamento e in partita non si danno mai indietro. È importante per i giovani crescere con questi giocatori come ho avuto io i miei maestri in Bozzo, la Schina, Sivini, loro, e adesso loro sono i maestri per questi giovani, questi tanti giovani che ci sono in questa squadra. Vedi come gioca una Gagliardo, proprio ha voglia di fare, così veramente anche quest'anno sta trovando anche più spazio rispetto agli anni precedenti, quindi ha proprio tanta voglia Carpa. Tu facevi da chioccia loro al suo tempo? Io facevo da chioccia, sì. Qualcuno ha fatto da chioccia a me, io faccio da chioccia a loro e loro fanno da chioccia agli altri. Qua tutto una chioccia qua. È un po' anche di ironia, visto che mancano poco più di 30 secondi la partita, alla fine. Assolutamente, ci vuole. Poi una partita vinta così, insomma, è giusto fare anche un po' di ironia, un po' di spirito. Ultimi 30 secondi, 28-14. E c'è la parata di Modusan. E il contropiede di Trieste, purtroppo non c'è l'aggancio da parte numero 20 biancorosso, tiro fuori da parte di Carovi e Trieste potrà avere molto probabilmente l'ultimo tiro della partita. Solo Marco la parata, ultimissimi secondi e la partita si va a concludere con Trieste che doppia il mezzo corona. Principe 28, Metasida mezza corona 14. Un grazie per il commento tecnico da parte di Marco Loduca. Grazie a tutti e buona serata. Noi torneremo in cronaca con la prossima partita programmata per il 19 di novembre, quando Trieste al Palacchiarbola affronterà l'Epan. Buon proseguimento con i programmi della rete.